Salve a tutti e ben ritrovati anche questo mercoledì con il consueto appuntamento del Science News. Iniziamo con le notizie di questa settimana. L'Eocene è stato un periodo di grandi cambiamenti geologici, ecologici e biologici. Dall'inizio alla fine di questo intervallo di tempo, infatti, il pianeta passò gradualmente da una condizione climatica di serra, con alte temperature, ad una di ghiacciaia, con temperature più basse. Simultaneamente, le aree interne dei continenti divennero progressivamente più aride, sia per la distanza dal mare che per i continui sconvolgimenti naturali. Il Nord America centro-occidentale è un esempio lampante di questo cambiamento. Durante il corso dell'Eocene, gli ambienti mostrano il passaggio a condizioni sempre più aride e le specie animali presenti cambiano radicalmente o diminuiscono fortemente in numero. È questo il caso dei crocodiliformi, molto diversificati all'inizio dell'Eocene ma presenti alla fine dello stesso con poche specie. La scoperta di un nuovo alligatoride in Texas alla fine dell'Eocene permette di avere una visione più ampia dei cambiamenti allora in atto. Il nuovo esemplare, rinvenuto nella formazione Devil's Graveyard, è rappresentato da un cranio ben conservato ed è stato classificato come un caimanino, imparentato quindi con i moderni caimani dell'America Latina. Questa scoperta suggerisce che, in passato, l'areale dei caimanini fosse molto più esteso e che quindi quella attuale sia una distribuzione relitta. Inoltre, sembra che i caimanini siano stati uno dei gruppi più sensibili al cambiamento climatico avvenuto alla fine dell'Eocene, data la loro stretta dipendenza dall'acqua. Passiamo adesso a un'altra notizia di questa settimana. La Cina ha annunciato un nuovo progetto per l'esplorazione spaziale. Grazie alle missioni spaziali cinesi nel 2020, sono stati portati sul nostro pianeta nuovi campioni di roccia lunare ed è stata avviata una nuova spedizione di esplorazione planetaria su Marte. All'inizio del 2021, la Cina ha annunciato una nuova spedizione di esplorazione spaziale, volta allo studio dei satelliti del pianeta più grande del nostro sistema solare, ossia Giove. Le spedizioni sono state chiamate Jupiter Callisto Orbiter e Jupiter System Observer, rispettivamente JCO e JSO. Entrambe le missioni potrebbero partire nel 2029 per poi arrivare nel 2035. Tra i mezzi utilizzati per le missioni è in progetto anche un lander, o veicolo di atterraggio, che dovrebbe approdare sulla superficie del satellite Callisto. Altra interessante notizia di questa settimana. I mosasauri sono un gruppo estinto di rettili imparentati con le lucertole e i serpenti di oggi. Questi animali si specializzarono alla vita marina verso la fine del Cretaceo inferiore, fondendosi poi con successo e dominando tutti gli oceani del Cretaceo superiore. I membri di questo gruppo includevano specie piscivore, enormi predatori all'apice della catena alimentare e persino forme durofaghe, cioè con denti in grado di rompere i gusci degli invertebrati. Di recente è stata scoperta una nuova e stranissima specie di mosasauro, battezzata Xenodens calminecari, proveniente dagli strati fossiliferi marocchini della fine del Cretaceo superiore. Questo mosasauro possedeva specializzazioni dentali diverse da quelle di qualsiasi rettile conosciuto. I denti corti, compressi lateralmente e uncinati, formavano una batteria dentale unica, simile alla lama di una sega. Questo tipo di dentatura indica una strategia di alimentazione precedentemente sconosciuta, che probabilmente consisteva in un movimento di taglio utile per rimuovere pezzi di grosse prede o di carcasse. I denti peculiari di Xenodens non solo espandono la diversità nota degli adattamenti dei mosasauri, ma sono un carattere unico tra gli squamati e persino tra i tetrapodi. Inoltre, questa scoperta fornisce ulteriori prove per una fauna marina estremamente diversificata appena prima della famosa estinzione di fine Cretaceo. Altra interessantissima notizia di questa settimana. Le ammoniti rientrano senza dubbio tra i fossili più famosi di sempre, eppure le loro parti molli sono state descritte solo raramente. Un nuovo articolo descrive i tessuti molli ben conservati di un'ammonite della fine del Giurassico superiore ritrovata vicino Eichstätt, in Germania. Questa conservazione eccezionale è stata resa possibile dalle particolari condizioni deposizionali dei bacini marini dell'arcipelago di Sonnhofen, cioè l'antico ambiente dove viveva questa ammonite. Nell'articolo, questi tessuti molli fossilizzati vengono ricondotti a vari organi come il tubo digerente, gli organi riproduttivi, la cavità del mantello con le branchie e l'iponomo, seppur con diversi gradi di riserva. Secondo i paleontologi, è possibile che queste parti molli siano state separate dalla conchiglia o in seguito alla decomposizione o durante una predazione fallita, in cui un predatore ha rimosso le parti molli dalla conchiglia, ma poi le ha lasciate cadere.
Questo ritrovamento è molto interessante perché ci fornisce nuove informazioni sull'anatomia delle ammoniti, in particolare sugli organi riproduttivi e sul dimorfismo sessuale di questi antichi molluschi. Proseguiamo con le notizie di questa settimana. Canis dirus, conosciuto anche come lupo dell'era glaciale, è una specie di canide caratteristica del Pleistocene. Questo particolare canide era distribuito in un areale molto ampio, che andava dal Nord America fino alla parte meridionale del continente sudamericano. Fin dalla scoperta dei primi resti attribuiti a questo canide, sulla base dello studio delle somiglianze scheletriche, i ricercatori hanno sempre pensato che fosse uno stretto parente dei lupi moderni. Ora, un nuovo studio, effettuato utilizzando innumerevoli resti fossili risalenti ad un periodo compreso tra i 50.000 e i 13.000 anni fa, cerca di comprendere più in dettaglio le reali parentele di questo canide. Lo studio, grazie all'analisi del materiale genetico estratto dai resti scheletrici ben conservati, ha rivelato nuove ed interessanti informazioni su questa specie. Nonostante Canis dirus e il lupo moderno siano morfologicamente molto simili, questi due predatori non risultano essere strettamente imparentati. I risultati delle analisi molecolari sul genoma estratto dai resti ci dice che Canis dirus si è separato dalla linea che avrebbe poi portato a lupi, sciacalli, quon, licaoni e coyoti già circa 5,7 milioni di anni fa. Dallo studio non risulta nemmeno che ci siano mai stati episodi di ibridazione da parte di lupi e coyoti con questa estinta specie di canidi. Infine, dato l'alto grado di divergenza di questa specie preistorica rispetto al genere Canis, il cosiddetto lupo terribile è stato spostato nel genere Enochon, sotto la specie Enochon dirus. Quindi, nonostante Enochon dirus sia molto simile ai lupi come costituzione, questo è dovuto a una convergenza evolutiva, molto probabilmente per via del fatto che si sono adattati a ricoprire un ruolo ecologico simile. Con la prossima notizia torniamo nell'ambito dell'astronomia. I ricercatori dell'Università dell'Arizona hanno battuto il record relativo al quasar più lontano mai individuato dalla Terra. Gli astronomi sono riusciti ad individuarlo utilizzando il radiotelescopio ALMA in Cile e due osservatori sul Mauna Kea alle Hawaii. Si chiama J03131806. È un oggetto molto brillante ed è distante 13,03 miliardi di anni luce da noi. Ci appare come era 670 milioni di anni dopo il Big Bang, quindi relativamente poco tempo dopo la nascita del nostro universo. Dai dati del telescopio ALMA, gli scienziati hanno scoperto che J03131806 è alimentato dal buco nero supermassiccio più antico mai osservato. Con una massa di 1,6 miliardi di volte quella del Sole, questo mostro smentisce la teoria conosciuta sulla formazione dei buchi neri supermassicci. È infatti troppo grande per la sua età, non dovrebbe neppure avere avuto il tempo di nascere. Questo perché quando il nostro universo aveva solo 670 milioni di anni, era troppo giovane per permettergli di formarsi. Basandoci sulle nostre conoscenze attuali, la formazione di buchi neri supermassicci in seguito alla morte di un'enorme stella dovrebbe essere un processo parecchio lungo, cosa che questo particolare buco nero sembra smentire. Se la nostra teoria fosse corretta, esso non avrebbe avuto tempo di crescere così tanto. Gli astronomi affermano che il meccanismo che ha seguito la sua formazione deve essere per forza diverso da quello ipotizzato dai modelli di riferimento. Un'altra particolare caratteristica rende J03131806 unico nel suo genere. Esso emette un vento di gas a temperature molto alte, che dai calcoli sembra fuoriuscire dal suo centro ad un quinto della velocità della luce. Con le future osservazioni sarà quindi interessante andare ad analizzare questa emissione di gas molto energetica, che rende J03131806 il primo quasar conosciuto a partecipare all'attività della galassia in cui si trova. Altra interessante notizia di questa settimana. Un curioso connubio di ritrovamenti in un sito in Croazia getta una nuova luce sul comportamento rituale dei nostri cugini Neanderthal. Il ritrovamento avvenuto nel sito archeologico di Krapina, risalente al Musteriano, Paleolitico Medio, comprende quello che si può considerare cannibalismo e comportamento rituale. Il reperto più rappresentativo di questa serie di rinvenimenti consiste in un cranio di donna Neanderthal che presenterebbe una serie di 35 segni di incisione post-mortem nella parte frontale del cranio. Questo non è il primo ritrovamento del genere nel sito. In effetti, tutti i resti ossei trovati sono isolati, frammentati e mostrano segni di manipolazione successiva alla morte. Tutto questo fa pensare ad una sorta di cannibalismo rituale, in quanto in prossimità dei resti sono stati ritrovati manufatti in ossa animali.
Un esempio è quello di una presunta collana composta di artigli di 3 o 4 aquile coda bianca, rinvenuta proprio in prossimità dei resti della donna. Un ulteriore ritrovamento consiste in una particolare roccia calcarea, un'argillite con interessanti inclusioni nere, non appartenente alla litologia del sito, che si ritiene essere stato portato nell'area dai suoi abitanti Neanderthal poiché suscitava interesse. I ritrovamenti di questo sito hanno aiutato ulteriormente a capire la complessità comportamentale di questi ominini e che determinate attitudini rituali e simboliche siano comparse molto prima rispetto a quanto ritenuto in precedenza. Altra interessante notizia di questa settimana. Il raggruppamento di specie della balenottera di Eden è stato a lungo oggetto di confusione tassonomica. Vengono riconosciute talvolta due specie, Balenoptera edeni e Balenoptera bridei, una sola, Balenoptera edeni con due sottospecie, o una sola specie con due forme distinte. Un recente studio descrive una nuova specie di questo raggruppamento dal Golfo del Messico. Questa popolazione è stata a lungo ritenuta parte della specie Balenoptera edeni, ma analisi genetiche rivelano invece che la popolazione è abbastanza diversa da potersi ritenere una nuova specie, che gli autori battezzano Balenoptera raisei. La nuova specie risulta strettamente imparentata con la sottospecie edeni della Balenoptera di Eden, indicando anche che le due sottospecie di quest'ultima sono da considerare due specie distinte. La nuova specie ha un areale molto ristretto ed era già stata classificata come popolazione distinta in pericolo critico dall'IUCN. Una revisione di questo gruppo potrebbe essere utile per chiarire ulteriori confusioni. Ultima interessantissima notizia di questa settimana. In chimica e fisica, il termine vetro viene utilizzato per identificare diversi materiali che hanno proprietà simili al vetro stesso. Alcuni esempi possono essere la plastica, i metalli, alcune proteine e persino cellule biologiche. Di norma, quando un materiale passa dallo stato liquido a quello solido, le molecole si allineano per formare un reticolo cristallino. Nel vetro, invece, le molecole vengono congelate nella loro posizione prima che avvenga la cristallizzazione. I ricercatori dell'Università di Costanza, in Germania, di recente hanno scoperto l'esistenza di un nuovo stato della materia, il vetro liquido. Il vetro liquido è costituito da elementi strutturali precedentemente sconosciuti. Alcuni esperimenti con colloidi ellissoidali rivelano che il vetro liquido si forma perché le particelle che lo compongono sono in grado di muoversi ma non possono ruotare. Così facendo, impediscono la formazione di uno stato ordinato della materia. I risultati ottenuti da questa importante ricerca potranno aiutare a far luce sul comportamento di sistemi microscopici e macroscopici. Prima di concludere il video, ci teniamo ad informarvi che, non appena sarà disponibile, metteremo sia in descrizione che nella scheda finale il link al video sui bovini di Eck e sull'Uro, realizzato in collaborazione con il canale Morte Bianca. Bene, anche per queste due settimane le notizie sono finite. Se il video ti è piaciuto, ti invitiamo a lasciare un like. Se invece vuoi sostenere noi e il nostro progetto, iscriviti. Se già lo hai fatto, ti ricordo di accendere la campanella delle notifiche, in questo modo non ti perderai nessun video. Inoltre, un ringraziamento speciale va ai membri del team Fabrizio Grassi, Luca De Florian, Francesco Angelillo, Valerio Mariani, Mattia Iuri Messina, Elan Zucchetti, Antonio Miaila e naturalmente al nostro caro Ivan Iofrida. Io intanto vi lascio e vi auguro un buon proseguimento di settimana. E vi ricordo che, come sempre, il video di oggi è stato approvato dal nostro vecchio Lambeosaurus Lambei.